Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e con la notizia di nuovi arresti all'Aquila per i lavori post sisma in manette sono finiti l'ex assessore comunale Roberto Riga e l'imprenditore Massimo Mancini vicepresidente dell'Aquila Calcio nel Mirino i lavori all'ex oratorio Don Bosco realizzati proprio dall'impresa Mancini vediamo è una nuova bufera giudiziaria quella che si è abbattuta questa mattina sul capoluogo. Una nuova inchiesta, ancora una volta per presunte irregolarità nella ricostruzione post-sisma. Nuovi arresti che riguardano due persone in vista della città. Si tratta dell'ex assessore della giunta Cialente, Roberto Riga, e Massimo Mancini, costruttore e vicepresidente dell'Aquila Calcio. Per entrambi sono scattati i domiciliari, ordinati dal GIP Giuseppe Romano Gargarella al termine dell'inchiesta coordinata dal procuratore capo della Repubblica Fausto Cardella e dal PM David Mancini. Le indagini portate avanti dai finanzieri del nucleo tributario coinvolge anche funzionari ed amministratori pubblici. Tra gli altri reati contestati c'è anche quello di corruzione, mentre le misure cautelari, stando a quanto appreso, sarebbero in tutto quattro. Le fiamme gialle hanno effettuato una serie di accessi e perquisizioni, Nell'ambito del nuovo filone d'inchiesta che, stando a quanto appreso, riguarderebbe i lavori di ristrutturazione dell'oratorio Don Bosco, gravemente danneggiato a seguito del terremoto del 2009. Agli inizi dello scorso anno Riga, che aveva anche la delega all'urbanistica, aveva rassegnato le dimissioni a seguito dell'inchiesta ad Autodesk, sempre relativa ad appalti per la ricostruzione post-sisma. La scorsa estate invece il Tribunale dell'Esame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari per il vicepresidente dell'Aquila Calcio Massimo Mancini. Mancini era stato arrestato insieme ad altri due imprenditori il 13 luglio con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta riguardante i lavori di ampliamento della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, tutti fatti comunque risalenti al 2004, con i connotati della vicenda giudiziaria che inevitabilmente verranno chiariti nelle prossime ore. Resta il fatto di un nuovo colpo per la città che faticosamente cerca di rialzarsi a ormai sei anni e mezzo dal sisma. Un operaio di 59 anni ehm, di San Vincenzo Valle Roveto in provincia dell'Aquila è morto in un incidente sul lavoro in località San Giovanni Nuovo nei locali adibiti allo smaltimento dei rifiuti della società GEA. Eh, secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un compattatore di rifiuti. L'allarme è stato dato da un dipendente che al momento del... L'incidente era proprio con la vittima. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Un anziano di 78 anni è morto oggi all'ospedale di Pescara in seguito ad una caduta dal balcone. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Colle Paradiso a Pescara. Il 78enne sarebbe precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano facendo un volo di 6-7 metri. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti. Della zona. La moglie dell'anziano era in garage. L'uomo, che era cosciente, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Successivamente è morto per le lesioni riportate. Gli agenti della squadra volante della questura di Pescara si stanno occupando degli accertamenti. E poi condanna a 18 anni di reclusione e interdizione di 5 anni dai pubblici uffici per omicidio volontario. E eh, la sentenza a carico di Joseph Martella, 57 anni di Vasto, ritenuto colpevole della morte della compagna Daniela Marchi, ehm, allora appunto 53enne. Lo ha stabilito il GUP Caterina Salusti del Tribunale di Vasto dove si è svolto il processo con rito abbreviato a porte chiuse. Eh, la pubblica accusa in aula c'era il procuratore capo Gian Piero Di Florio. E ora parliamo del consiglio regionale di oggi dove si è registrato un aspro botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulla realizzazione della piattaforma Ombrina Mare. Dure le reazioni e gli scambi di accusa anche in Consiglio regionale d'Abruzzo dopo il sostanziale via libera di ieri a Roma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla piattaforma petrolifera con annessa nave di prima raffinazione Ombrina Mare 2 che sorgerà a poche miglia dalla costa Tiatina. Per il centro-destra il PD ha solo fatto finta di opporsi visto che il governo di Matteo Renzi procede spedito verso la petrolizzazione dell'Adriatico. Sapevamo che sarebbe finita così. La... Guardi, basta leggere i quotidiani questa mattina o fare un giro sui siti, sui siti web perché... Capire che cosa avevamo già detto, cioè esiste un PD cattivo che è quello romano, che è Renzi e i, vari, i suoi vari ministri, e c'è un PD buono che è quello abruzzese, invece non è vero perché il PD abruzzese, anche la stragrande maggioranza del PD abruzzese, a cominciare per esempio dall'onorevole Amato, dal sindaco di Ortone, potrei continuare nell'elenco, era favorevole ad Ombrina. Replica con durezza il centro-sinistra, ricordando che è stato il governo Berlusconi a dichiarare l'Abruzzo regione strategica per l'estrazione di idrocarburi. E comunque assicura il consigliere Milo d'Alessandro la partita non è affatto chiusa. io credo, anche leggendo un po' il verbale e gli stralci che mi sono arrivati, credo che il funzionario del Ministero abbia commesso un errore proprio nella procedura eh, che paradossalmente, se è giusto quello che io ritengo, oh, ha affossato quel sì di oggi diventerà un no tra breve cioè non appena noi impugneremo al TAR con il sistema degli enti locali ma come in Regione Abruzzo quel provvedimento, quel provvedimento non tiene conto di leggi che sono nell'ordinamento perfettamente legittime e non diventano legittime fino a quando un organo superiore le dichiara incostituzionali Interviene anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi oggi presente in Consiglio regionale centrodestra e centrosinistra ricorda potevano fermare un na Mare approvando un emendamento che proibisce la realizzazione di piattaforme Entro le 12 miglia dalla costa. Un governo di affaristi si chiama essi del PD o del PDL non poteva che fare questo. Sono affaristi e favoriscono i petrolieri. Tutto quello che fanno le istituzioni locali sono chiacchiere. Si può fare, si poteva fare già l'anno scorso con un emendamento del sottoscritto, ma anche di altre forze politiche che sono stati bocciati. Nella legge di stabilità si ripresenterà un emendamento che può bloccare Ombrina. Quindi se ci sono. Dessero un segnale reale. Il segnale reale si fa schiacciando un bottone e votando quell'emendamento che blocca Ombrina. E dopo il sì del ministero proprio al progetto Ombrina Mare, si prepara una nuova battaglia legale per le associazioni ambientaliste. È già pronto il ricorso al TAR e l'Abruzzo può ancora sperare per un no definitivo. Un epilogo inatteso e che ha suscitato l'ira di tutti, ambientalisti, istituzioni regionali e schieramenti politici di ogni versante. Il nulla osta alle trivellazioni petrolifere e oggi, a poche ore dall'annuncio, gli ambientalisti iniziano la nuova battaglia. Ancora una speranza resta per l'Abruzzo. Beh, è un atto di arroganza de del Ministero. La battaglia però non è persa perché in realtà ancora non esce il decreto definitivo. certo ieri eh, si è segnato un punto a favore dei petrolieri della inglesi della Roccopper che vogliono colonizzarci eh, il mare eh, della costa dei Trabocchi. Eh, noi lo contrasteremo, continueremo a contrastarlo e noi invitiamo i cittadini a non, non solo a abbassare la guardia, ma a moltiplicare gli sforzi perché in realtà hanno grossi problemi a imporre questa deriva in un mondo che sta andando in un'altra direzione. Proprio ieri la Società Meteorologica Mondiale ha lanciato un allarme addirittura che se noi continuiamo a usare i combustibili fossili il nostro pianeta diventerà inospitale per le future generazioni, ha detto proprio inospitale. Volontà popolare ignorata, non è bastata una legge regionale né l'istituzione di un parco marino protetto per fermare il piano Umbrina, una battaglia che l'Abruzzo ha sostenuto studiando tutte le possibilità. Ci aspettiamo invece i risultati della via giudiziaria. Il WF ha già presentato un ricorso al TAR contro il decreto che ha aperto la via a, questo, eh, a questa compagnia di servizi e stiamo valutando con i nostri avvocati se mh, proseguire sulla via giudiziaria anche con eventuali denunce, perché questa situazione è assolutamente irreale. Eh, C'è un governo che non tiene conto della volontà popolare, che non tiene conto della scelta di eh, nuovi consigli comunali unanime, di un consiglio regionale unanime. Veramente sembra, sembra una follia, sembra di vivere in un incontro. E credo che neanche nelle, nelle peggiori dittature accada in questi termini la volontà popolare, persino le dittature le rispetta, la rispettano di solito. E tornando al Consiglio regionale, nel pomeriggio riunitosi in eh, sessione straordinaria ehm, per discutere dell'avvertenza dell'azienda Maiella Morrone, l'Assemblea ha approvato all'unanimità un documento che impegna il Governo regionale e il Consiglio regionale a intraprendere azioni di tutela nei confronti dei lavoratori della società stessa al fine dell'erogazione di tutte le mensilità arretrate, eh, della tutela dei livelli occupazionali necessari all'erogazione dei servizi socioassistenziali. E ora cambiamo pagina la cronaca giudiziaria in attesa eh, della Cassazione diverse le iniziative a Roma per eh, riflettere sul processo grandi rischi partito con delle condanne e ribaltato in appello. Il 19 novembre il processo ai sette componenti della commissione grandi rischi andrà in cassazione per il terzo grado di giudizio. Sarà dunque la quarta sezione penale della Corte Suprema a ripercorrere ciò che accade all'Aquila in quella tristemente nota riunione del 31 marzo del 2009, dopo sei giorni soltanto la scossa mortale. Durante questa riunione gli esperti della Commissione, secondo le accuse confermate in primo grado, ma poi smentite in appello, con sé a soluzione una condanna ridotta, diedero delle rassicurazioni ai cittadini aquilani, generando un comportamento e decisioni che poi hanno portato alla morte di tanti troppi. È stata l'avvocato Maria Grazia Piccinini, mamma di Daria Rambaldi, una delle tante vittime del sisma Aquilano, a promuovere a Roma un dibattito in programma il 13 novembre, dal titolo Verso la Cassazione. Il 19 novembre, invece, prima dell'inizio del processo in piazza Cavurra a Roma, ci sarà un flash mob. Bianco Innocenza, un fiore per la giustizia. Un processo, quello alla Grandi Rischi, che ha assunto una connotazione internazionale, in quanto ritenuto in modo completamente sbagliato, un processo alla scienza, dato che alla riunione presero parte e autorità scientifiche che avrebbero potuto evitare la catastrofe semplicemente mettendo in allerta i cittadini, partendo sempre dal fatto che un terremoto non si può prevedere. Tanti relatori che prenderanno parte al convegno, tra questi anche gli avvocati di parte civile, Bagna della Vigna e Antonio Valentini, quest'ultimo autore del primo esposto che ha dato il via libera all'inchiesta. Ed ora eh, parliamo del processo Bussi bis. La contaminazione in prossimità della falda era tale da evidenziare una compromissione che non avevo mai riscontrato prima in altri siti nel corso della mia esperienza. Sono le parole di eh, Luca Lucentini, uno dei tre esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, che questa mattina è stato ascoltato dal GUP del Tribunale di eh, Pescara, Maria Carla Sacco, durante eh, l'udienza del eh, processo. Uno eh, stralcio del filone processuale principale legato alla scoperta della discarica nel 2007 a Bussi sul Tirino. Lucentini ha preso la parola oggi in tribunale insieme ad altri due esponenti dell'Istituto Superiore, Massimo Ottaviani e Pietro Comba, il parere dei tre esperti che hanno partecipato alla stesura della direttiva comunitaria. I tre esperti sono stati poi sottoposti ad un breve contraddittorio con i legali della difesa, il Gupsacco. Infine, ha calendarizzato le prossime udienze. Il 24 novembre si terrà un'udienza interlocutoria che potrebbe richiedere una nuova audizione del perito della difesa. Lino, prezioso. Il 16 dicembre inizierà la discussione con le richieste del PM e delle parti civili e, se ci sarà tempo, con le prime arringhe della difesa. Il 12 gennaio, infine, verrà completata la discussione e sarà emessa la sentenza. Secondo i dati delle forze dell'ordine, calano i casi di criminalità sul territorio abruzzese e arriva l'invito alla calma per il fenomeno di allarmismo scattato tra i cittadini che minacciano di difendersi da soli. Un allarmismo non giustificato dai dati. Una voce corale quella delle forze dell'ordine che invitano a non esasperare notizie di cronaca inerenti furti e criminalità. Se ultimamente si fa un gran parlare di casi di rapine, spesso con in casa i proprietari, dall'altra il bilancio resta un netto calo di tale fenomeno. I dati ci confortano, sono molto confortanti. Sicuramente questi dati non possono essere eh, voglio dire, opposti a dei cittadini che hanno comunque vissuto anche delle forme di violenza aberranti, furti in appartamento, anche rapine in appartamento, grazie a Dio è un fenomeno che da noi non viene molto conosciuto. Però sicuramente dobbiamo fare il meglio. Si diffonde intanto la notizia di cittadini che costituiscono gruppi per la tutela dei propri quartieri, fino anche la promessa di farsi giustizia da soli, un fenomeno dettato dalla scarsa percezione di sicurezza. Ma le forze dell'ordine tranquillizzano sui dati e invitano alla calma i più preoccupati. L'allarme sociale viene determinato da una serie di circostanze, viene determinato dalla conoscenza dei fatti che avviene tramite i giornali, tramite le televisioni e quindi si può avere una percezione della sicurezza molto bassa, ancorché. È appunto i dati siano confortanti, per questo non mi piace molto parlare dei dati anche se sono a nostro favore, perché anche un solo reato, anche un solo furto per noi, deve essere, per noi carabinieri deve essere un allarme. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ehm, ha presentato il progetto di legge per l'istituzione di un osservatorio della legalità finalizzato a contrastare il fenomeno della microcriminalità e delle infiltrazioni mafiose in Abruzzo. L'Abruzzo non è più da tempo un'isola felice, le mafie sono ben presenti, e interi territori sono prede sempre più in difesa di furti, usure e tanti episodi di legalità e violenza. Nasce da questa consapevolezza e da questa emergenza non più da sottovalutare la proposta di legge del gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle che intende istituire un osservatorio per la legalità, composto da cinque consiglieri, due di maggioranza, due di opposizione e uno espresso dalla Giunta regionale e che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle associazioni antimafia, antiracket e antiusura, delle organizzazioni, dei commercianti e degli imprenditori. Suo compito sarà quello di raccogliere segnalazioni ed elaborare proposte e iniziative legislative, con l'obbligo di presentare ogni anno una relazione dettagliata sui dati acquisiti, l'attività svolta, le proposte e i progetti elaborati. È chiaro ed evidente che questa struttura ha la necessità di valutare alcuni fenomeni che su alcune parti di questo territorio ormai da troppo tempo avvengono. Parliamo soprattutto del sud dell'Abruzzo. Soprattutto nell'area da dove arrivo io, ma parliamo anche dell'Aquilano. È fin troppo evidente dai titoli dei giornali ciò che accade da troppo tempo. Le infiltrazioni mafiose e camorrische in questo territorio ormai sono un dato certo, sono una realtà. Occorre creare un osservatorio che le verifichi e le analizzi. È importante sottolineare come. Ciò verrà fatto attraverso dei tavoli di lavoro continui con le associazioni di categoria che conoscono questo fenomeno meglio di altri. Parliamo delle associazioni antimafia, associazioni antiracket. Il tavolo servirà continuamente tutto l'anno a verificare esattamente ciò che può essere fatto attraverso dei convegni per portare a conoscenza dei cittadini la funzione della Regione attraverso il controllo, ma soprattutto creare la cultura della legalità dentro questa regione. Noi stiamo parlando della legalità, stiamo parlando di infiltrazioni mafiose e camorristiche, è questo che la regione deve controllare. La regione Abruzzo non è più esente da queste infiltrazioni, non esiste solo in Campania, non esiste solo in Calabria, in Sicilia o in Puglia, ormai esistono anche da noi in Abruzzo. Nella mia terra, da dove arrivo io, ormai da mesi abbiamo le negozi bruciati, auto bruciate, colpi di pistola contro le vetrine. Dobbiamo ancora credere che siano fenomeni casuali o fenomeni estemporanei della giornata? Non credo. Probabilmente dietro c'è qualcos'altro, qualcuno deve controllare e verificare. L'economia dell'Abruzzo è in netto miglioramento, è quanto emerso dall'allarme congiunturale realizzato da Banca Italia. Nella prima parte del 2015 l'attività produttiva ha fatto registrare in Abruzzo un recupero in tutti i principali settori. L'occupazione è aumentata, in particolare nell'industria. Le condizioni creditizie hanno mostrato un graduale miglioramento. Nel settore della produzione sicuramente noi facciamo un'indagine sul eh, congiunturale si chiama appunto, che valuta le, eh, dei questionari che, che, che somministriamo. Agli imprenditori, e il 60% degli imprenditori dice che per esempio il fatturato è cresciuto e solo un 20% sostiene il contrario, quindi, il che vuol dire che la maggior parte degli imprenditori pensa che ci sia anche un futuro più roseo nella sostanza. Da questo è emerso anche un dato positivo per quanto riguarda l'occupazione? Esatto, sì, c'è un dato positivo per che riguarda l'occupazione, è un dato il 3,4% che è sicuramente un dato insomma, di un certo rispetto. Dati positivi avete detto anche sulle condizioni creditizie, davvero è cambiato il rapporto tra banche, imprese e famiglie? Ma questo è un, è un rapporto diciamo, che risente delle situazioni che via via si verificano. Eh, le banche hanno avuto. Una serie di problemi, si sa che sono state in difficoltà nel, nel periodo del post-Limam Radar e quindi c'è stata un, una serie di inconvenienti che l'hanno costretto a restringere il credito. Sono tornati a crescere comunque i finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni ma non alle no, piccole, alle imprese. piccole e medie imprese? Sì, questo è questo. Perché? E questo perché le piccole e medie imprese trovano sempre difficoltà anche nel rapporto con gli istituti di credito perché le garanzie, si vogliono, ovviamente gli istituti di credito vogliono garanzie e non è facile che le piccole aziende siano in grado di fornire queste garanzie. Le associazioni di categoria abruzzesi in accordo con la riforma della pubblica amministrazione hanno firmato un documento congiunto finalizzato all'avvio di un percorso che vedrà la fusione di tutte quelle funzioni svolte parallelamente da diverse associazioni. Le associazioni di categoria regionali si uniscono nella sottoscrizione di un documento congiunto riguardante la riforma della pubblica amministrazione. Si parla del riordino delle partecipazioni pubbliche e la riforma dei servizi pubblici locali. La riforma Madia punta all'efficientamento e alla razionalizzazione della macchina amministrativa. In poche parole, tutto si riconduce ai tagli della Spending Review che sembra trovare d'accordo tutti i sottoscriventi. Noi sosteniamo che. La riforma madia sia una buona riforma che vada calata sul territorio in maniera intelligente. Eh, cosa intendiamo per tale? Intendiamo che il riparto delle... Eh, degli enti da mh, riorganizzare sia fatto in maniera equanime su tutto il territorio regionale? Liberare risorse, evitare i duplicati di funzione e puntare ad una visione globale senza campanilismi. Ecco perché tra gli intenti c'è quello dell'urgenza di riordino per gli enti camerali, quello che più ha indugiato a concludersi dal suo avvio. Come categorie naturalmente abbiamo messo l'accento sulle Camere di Commercio perché sono quelle che per legge vengono amministrate in qualche maniera dalle categorie produttive. Cosa importante, si parla di un accorpamento per cercare poi di liberare risorse, il che significa di avere potenzialità per l'investimento, di far ripartire un comparto che è molto complicato in questo momento. Esattamente questo è la finalità, eh, che del resto è la stessa legge madia che si è posto. Eh, alcune, mh, Competenze sono delle duplicazioni e quindi mh, assolutamente inutili che vanno ricondotte ad un unico centro decisionale eh, in maniera tale appunto per liberare risorse e destinare ad investimenti. È dedicato all'arte e al eh, legname, eh, pardon, al legame con i eh, cittadini eh, l'edizione eh, del prossimo calendario dell'arma dei carabinieri. È bastato inserire una pattuglia di carabinieri. Paesaggio solare immaginato dal pittore francese per infondere quel profondo senso di sicurezza e serenità che la vigilanza dell'arma da sempre trasmette alle nostre comunità. Per la presentazione del calendario 2016 dell'Arma dei Carabinieri, in primis il legame importante che c'è con i cittadini. Sì, il legame con i cittadini e anche il legame con l'arte. Quest'anno l'Arma dei Carabinieri ha presentato un calendario storico che fa riferimento a 12 tavole, per cui vuole enfatizzare il comando eh, della tutela patrimonio artistico che è stato istituito già da oltre nove lustri. Per tale motivo le tavole quest'anno rappresentano essenzialmente delle opere delle opere molto note di pittori anche famosi tipo Van Gogh, i quali è stata fatta un'elaborazione grafica di tipo digitale inserendo dei soggetti che sono dei carabinieri, carabinieri conosciuti dalla gente, carabinieri in pattuglia e carabinieri tra la gente. Dal e 814 che l'istituzione esiste, ha compiuto l'anno scorso 200 anni e quindi il motivo per il quale l'arma dei Carabinieri ancora esiste come organizzazione di polizia e forza di polizia in Italia sta a significare l'amore che i cittadini riversano nei confronti dell'istituzione e anche diciamo così, la consapevolezza che come forza di polizia radicalmente estesa nel territorio con le sue stazioni la popolazione ritiene che sia ancora in grado di far fronte alle loro esigenze. La città di Teramo incrementa il sistema di videosorveglianza con altre 21 telecamere grazie al progetto Sicuramente in città. Altre 21 telecamere si andranno ad aggiungere alle 15 già esistenti nella città di Teramo per maggiore sicurezza e controllo, quali saranno i nuovi punti? Sì, saranno, adesso ne sono 21, sono tutto il, diciamo, tutto il centro storico, anche le zone periferiche di Teramo, cioè via Pola, Stazione, San Nicolò e altre zone di Teramo, però quello che ci premeva è raggiungere questo obiettivo perché ci permetterà di controllare meglio il nostro territorio, soprattutto nel centro storico dove negli anni sono successi diversi episodi, soprattutto a Piazza, a Piazza Sandan, Piazzetta del Sole e altre parti della città. Il progetto parte con mille occhi sulla città, ma il progetto attuale è sicuramente in città. Eh, diciamo già eh, col vecchio progetto noi il Comando di Polizia Municipale a volte riuscito a, a individuare eh, alcune fattispecie di reato. Eh, non ci scordiamo che ha dato una forte collaborazione alle altre forze di polizia che eh, diciamo con cadenza settimanale quando i parchi comunque erano efficienti e stavano al massimo venivano giù per estrapolare immagini e quindi sono, in molti casi sono stati individuati gli autori del reato. Il controllo delle immagini registrate dalle telecamere sarà fatto da tutte le forze dell'ordine? la Polizia Municipale in primis e la Questura, eh, come era già previsto dal vecchio progetto. Per quanto riguarda la privacy, eh, le, la presenza delle telecamere come eh, sarà segnalata? Sì, con il solito cartello che possiamo già vedere eh, attualmente, che è un cartello eh, verticale particolare perché sta proprio, è raffigurato un omino della Polizia Municipale che guarda un monitor e quello, appunto, quello, è quello che prevede la normativa sulla privacy. Non saranno però segnalati i punti dove ci saranno eh, telecamere nascoste per quanto riguarda l'individuazione eh, di chi eh, purtroppo... Butta ancora la spazzatura per strada. Quelle, sì, Quello diciamo, è, un altro, è un altro discorso, però ecco, le comunicazioni verranno sempre date in altro, con altre eh, modalità. Dopo le tante polemiche dal giorno dell'installazione dei parchi nella ZTL di Teramo, questa mattina si è svolta la riunione tra la ditta che lì gestisce e l'amministrazione comunale. Si è svolta questa mattina la tanto attesa riunione convocata dal Comune di Teramo tra l'amministrazione comunale e la ditta incaricata alla gestione dei varchi che delimitano il centro storico di Teramo. Un incontro importante, sottolinea il primo cittadino Maurizio Brucchi, che risolverà i tanti problemi che sono emersi dall'installazione dei varchi elettronici. Abbiamo raggiunto un accordo e questo era già nelle... Nelle, nelle cose però già abbiamo definito eh, il, le, anche le modalità del rimborso, per cui eh, la ditta risarcirà il comune eh, per quanto riguarda eh, le multe eh, non, eh, non dovute e poi i cittadini verranno risarciti e questo avverrà entro la fine dell'anno. Poi si apre tutto il discorso invece del comune nei confronti della società per tutta una serie di altri aspetti che però avremo qualche, diciamo, qualche settimana in più di approfondimento per arrivare poi a quello che deve essere il componimento di tutta questa situazione. Io ho ribadito che è innegabile che in questo avvio di nuovi varchi dei problemi ci sono stati, è inutile mettere, fare come lo struzzo che mette la sé sotto la sabbia e anche loro lo hanno riconosciuto. A oggi i varchi sono controllati 24 ore su 24 da remoto, sono stati tutti verificati e, e quindi diciamo, problemi non ce ne eh, dovrebbero essere più. Eh, abbiamo chiesto eh, di posizionare un orologio e entro la fine dell'anno verrà posizionato un orologio in modo che il cittadino potrà vedere e leggere l'orario in cui entra in modo che non deve stare a guardare il proprio orologio e magari che può sfalzare di un minuto o di due minuti e quindi vedersi poi arrivare eh, una sanzione. Le cause sono state diverse: sono stati sbalzi di tensione, sono stati problemi di energia elettrica, sono stati problemi anche di alimentazione per quanto riguarda eh, le linee televisive insomma diversi problemi. E ora la pagina sportiva, parlando subito di Pescara, che ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della gara di domenica a Como, squadra ultima in classifica, ma il Pescara sarà in emergenza, un'emergenza che potrebbe in gran parte rientrare se ci fosse il recupero del difensore Ugo Campagnaro, che oggi ha svolto corsa durante tutta la seduta di allenamento. C'è ancora speranza di poterlo recuperare, ma saranno i prossimi due giorni particolarmente indicativi sul fatto che Campagnaro possa essere a disposizione del tecnico Oddo che dovrà rinunciare già a Bunozza, infortunato a Fornasier che è ehm, squalificato, è stato squalificato oggi da un, dal giudice sportivo eh, per un eh, turno, poi mancheranno anche eh, i nazionali under 21, Verre e Mandrago, però, eh, Memushai che deve ulteriormente scontare un turno di eh, squalifica, insomma eh, tanti gli assenti e si cerca se non altro di eh, forzare un pochino il rientro di eh, Campagnaro. Oddo intanto oggi eh, prima di riprendere gli allenamenti ha parlato ed è tornato eh, sulla eh, sconfitta con la Ternana. C'è sicuramente da migliorare e da maturare quando eh, sei consapevole del fatto che hai partite tra virgolette più alla mano, perché, ma dico tra virgolette perché partite più alla mano non ci sono, ma non è che lo, lo dimostrano le nostre partite, lo dimostrano anche altre partite. Perché, perché se andiamo a vedere le partite di questo campionato, sono veramente strane. Cioè, ieri il Crotone ha vinto 3-1, io ho visto il primo tempo, se finiva 3-0 per l'Avedini, non c'era nulla da dire. Quindi è un campionato veramente stranissimo, la Ternana vince in casa con il Bari 3-0 poi ne prende il 3-Avellino, quindi è un campionato molto strano e siccome i valori sono molto livellati l'aspetto mentale secondo me incide tantissimo e sotto questo punto di vista noi dobbiamo, dobbiamo crescere fortemente. E non che io non glielabbia detto perché io mi sono raccomandato mille volte del fatto che che ci, sarà, ci saranno ancora tante di queste squadre che si verranno a chiudere a Pescara, ma noi dobbiamo avere. Cioè, noi non dobbiamo, dobbiamo migliorare sotto il punto di vista del fatto che a volte ci adagiamo su quello che succede in campo, cioè nel senso è difficile da spiegare. Eh, andiamo per inerzia su quello che anche gli avversari stabiliscono di fare. Invece lì dobbiamo fare il, il salto di qualità, cioè. Noi vogliamo fare un certo tipo di gioco, ci sono squadre che te lo possono impedire. Tipo il Novara. Tipo il Novara, tipo la Ternana, tipo la Provercelli. E in queste circostanze tu devi, devi, devi saper anche fare un tipo di gioco diverso. Ecco perché è il giocatore pensante. Eh, nel senso, noi lavoriamo molto su questo aspetto, cioè del fatto che noi... A volte ci dobbiamo adattare a quello che non ci consentono di fare gli avversari e quindi sotto questo punto di vista dobbiamo, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorarci, e... ma è anche un aspetto tecnico, non è solo un aspetto mentale. Va Dotti, non vieni proprio come trequartista, non ci sono dubbi. Esanze. Beh, vabbè, ma io credo che non si possa giudicare la partita di domenica perché fino all'espulsione. Tutta la squadra stava giocando male, quindi non è che puoi considerare il fatto di prendere ad esame un solo giocatore, ma devi prendere ad esame tutta la squadra e come al solito se è vero che, la squadra, che il singolo ti mette a disposizione la squadra è anche vero che quando la squadra non ti aiuta anche il singolo fa fatica. Eh, sul fronte Virtus Lanciano queste sono ore di eh, attesa, mh, ore eh, in cui eh, si cercherà di eh, capire se eh, ci sarà la eh, deroga affinché la Virtus possa giocare eh, in casa allo stadio Guido Biondi le eh, prossime partite casalinghe del campionato di Serie B, altrimenti la squadra sarà costretta ad emigrare allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara dove giocò le prime eh, partite casalinghe ehm, in e cadetteria, prima partita della storia dopo la eh, promozione appunto in eh, Serie eh, B ehm, intanto la squadra mh, ha ripreso gli allenamenti al Memmo eh, ha lavorato in maniera differenziata l'attaccante Manuel Turchi eh, invece è rimasto fermo per un lieve fastidio muscolare il eh, difensore Federico eh, Amenta, eh, domenica mh, invece non ci sarà eh, sicuramente il centrocampista Fabrizio Paghera che era in diffida ed è stato Monito a Perugia, dunque eh, è stato squalificato per un turno dal giudice eh, sportivo domani eh, doppia seduta in vista della gara appunto contro il eh, Crotone di eh, domenica eh, prossima e sempre domani la Virtus Lanciano eh, sarà presente alla casa circondariale di Lanciano per assistere alla mh, partita detenuti con figli e do, eh, contro detenuti eh, senza figli eh, ne parleremo poi più diffusamente anche di questa iniziativa nel corso della eh, trasmissione di eh, domani, Virtus Style di Alessio Giancristofaro. Eh, parliamo ora di Lega Pro, intanto con le decisioni del giudice sportivo che ha inflitto un'ammenda di 3.000 euro al Teramo Calcio e ha squalificato per tre giornate il difensore eh, Marco Perrotta, espulso nella gara eh, di domenica scorsa contro eh, l'Arezzo. Eh, C'è eh, anche la designazione arbitrale del. Mh, Derby di sabato pomeriggio al fattore dell'Aquila tra l'Aquila e Teramo. Eh, Niccolò Pagliardini di Arezzo dirigerà l'incontro, coadiuvato da Claudio Pellegrini di Roma 2 e Antonio eh Santoro di eh Roma 1. Domani il Teramo scenderà in campo alle ore 19 con tante eh riserve, seconde linee o, o giocatori anche delle eh giovanili contro la Lupa Castelli Romani. Fischio d'inizio alle ore 19 da parte del signor Riccardo eh Panarese di Lecce. Ma le attenzioni restano focalizzate sul campionato come capiamo anche dalle parole dell'attaccante Stefano Moreo. Beh, direi benissimo perché alla fine sembrava che eravamo 11 contro 11, perché siamo nel secondo tempo quando siamo entrati in campo abbiamo fatto praticamente la partita noi. L'uomo in meno non si è sentito, potevamo evitarlo comunque perché magari la partita prendeva una piega diversa però è andata bene comunque siamo riusciti alla fine a raggiungere il pareggio quasi a tempo scaduto. Il nuovo modulo sì, comunque io a una punta davanti ci ho giocato l'anno scorso, anche a metà dell'anno prima, quindi è un modulo che conosco e sono sicuro che possiamo far bene con questo modulo, si è visto anche comunque domenica. Sì, sarà una gara comunque difficile perché l'Aquila, se sbaglio, viene da una sconfitta brutta col Pisa, quindi avranno voglia di, di riscatto. E anche noi per queste, questi due punti che per dubbi e scelte arbitrali anche per un po' di, di colpa nostra abbiamo perso, quindi dobbiamo preparare al meglio questa partita per fare una grande gara e cercare di portare a casa il risultato. L'Aquila-Teramo 0-1 con di Moreo. Che, che faresti? Eh, eh, no. eh beh, quello sicuro. Vabbè, no, sarebbe, sarebbe bello, però vediamo come, come affrontiamo la partita, dobbiamo scendere con la mentalità giusta in campo, poi il risultato si vedrà nel corso della partita. E ora parliamo di Serie D, in particolare del Chieti, perché quella di oggi è stata una giornata eh, per certi versi campale. Intanto sotto il eh, profilo um, eh, tecnico, perché il eh, patron Pomponi e tutta la dirigenza hanno voluto incontrare ehm, eh, lo staff tecnico e la eh, squadra, una riunione per confrontarsi dopo le ultime due sconfitte, in particolare l'ultima a eh, Isernia, prestazione bruttissima ehm, eh, della squadra eh, neroverde. Ebbene, eh, tra le decisioni prese dal patron Pomponi, eh, quella di far allenare la squadra questa settimana fino a venerdì, tutti i giorni alle ore 6:30 eh, della eh, mattina. Tenendo a precisare ehm, il il patron Pomponi ci ha tenuto a precisare dunque che non si tratta di una punizione nei confronti dei giocatori, ma si vuole far capire loro il significato delle parole lavoro e fatica, in considerazione del fatto che essere giocatori di calcio è sinonimo di eh, privilegio. Inoltre la società ha ribadito la piena fiducia a tutto lo staff tecnico e alla squadra, certa di ottenere immediatamente un segnale di Cambiamento. Ma giornata importante anche sotto il profilo della Cherel eh, che è ripresa con il comune eh, di Chieti nonostante ci fosse stata quella conferenza stampa ehm, quasi di, di, di pace o comunque di, di tregua forse è meglio dire di tregua eh, visto quello che è successo eh, ieri e quello che è successo oggi. Ieri il eh, comunicato del comune, del sindaco di Primio che parlava di quattro punti da chiarire prima di passare alla eh, concessione, alla convenzione per l'utilizzo dello stadio Angelini con la Chieti Calcio, oggi la risposta della Chieti Calcio e del patrono Pomponi eh, che eh, ha annunciato di rinunciare ufficialmente alla convenzione per l'utilizzo appunto dello stadio eh, Angelini, eh, poiché questa società, si legge nella eh, lunga nota, è intenzionata a fare calcio e a non eh, prestarsi a giochi politici. è preso atto del fatto che le carte in tavola sono cambiate ancora una eh, volta, quindi. Eh, di nuovo un passo indietro eh, verso eh, appunto la eh, convenzione che a questo punto non ci sarà perché c'è la rinuncia del Chieti dopo il comunicato di ieri eh, del eh, Comune. Eh, chiudiamo con un ultimo servizio cambiando disciplina eh, parlando di Giu-Jitsu, medaglia d'argento nei recenti ehm, eh, open di Londra per Giuseppe Tivolesi, atleta di una società sportiva di Orsogna. Prosegue l'ottimo momento di Giuseppe Tivolesi, lottatore del team Spartan Brasilian Jiu Jitsu di Orsogna, che dopo aver conquistato nelle scorse settimane una fondamentale medaglia d'argento nel London Fall Open 2015, si prepara per il nuovo anno al torneo europeo di Lisbona. È stata una bellissima esperienza, una gara internazionale dove veramente c'erano i migliori atleti in Europa. E io sono andato per fare sicuramente per dare il meglio di me e fare una buona gara. Poi, eh, grazie anche alla preparazione atletica e a tutto il lavoro svolto del team col mio istruttore. Sono riuscito a fare veramente una buona gara e sono arrivato alla finale, una finale veramente combattuta e ho riportato un argento, un argento da Londra che per me è veramente importantissimo, ma più che altro importante per il team e per il lavoro che lavoro svolto per questa medaglia. La preparazione è stata davvero dura perché comunque tra i vari impegni di lavoro che abbiamo sia io e sia l'amico Giuseppe è andata avanti nel migliore di modico, riportando un bel risultato in una gara importante di livello tecnico molto elevato. Abbiamo lavorato un sacco sugli aspetti tecnici del Brasile Jiu Jitsu. Abbiamo curato molto quello stile personale che ha Giuseppe, di modo da affrontare nella maniera migliore gli avversari. Prossimi obiettivi: abbiamo probabilmente a fine novembre ci sarà il Milano Challenge, che è considerata una delle gare di maggior rilievo sul territorio nazionale italiano. E molto probabilmente all'inizio dell'anno nuovo avremo il torneo europeo eh, ufficiale della IBGGF, la Federazione Internazionale di Brasile Jiu Jitsu, che si terrà a Lisbona in Portogallo. E' proprio tutto per questa terza edizione del TG6, TG che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.